La Tour dell'Avenir è un successo oggi a Condove che porta la firma di questo atleta. Gli applausi per Florian Cagliabini. La cronaca sportiva racconta le vittorie della francese Eglantine e Aillé nella seconda tappa del Tour dell'Avenir femminile e del bolognese Florian Samuel Cagliabini nella quinta tappa della corsa maschile. Ma a Condove a fare notizia è stato anche l'entusiasmo di un'intera comunità. Abbiamo chiesto ai condovesi cosa ha reso speciale la giornata in cui la più importante corsa ciclistica under 23 del mondo è approdata a casa loro. Ma che festa è avere il Tour dell'Avenir qua a Condove a fine agosto, quando la gente magari è un po' triste, torna dalle vacanze e invece si trova questo bel evento? Guardi, per noi è fantastico, sì, è veramente una bellissima occasione per avere un po' di movimento qui a Condove, per vedere tanta gente, per una bella vetrina anche per tutta la valle, insomma, non solo per Condove. Ecco. È bellissimo perché le strade sono quelle del Tour de France, quindi del Giro d'Italia, quindi è bellissimo che arrivi qua. Lei ci viene sovente a vedere le corse ciclistiche in bicicletta? Io sempre, perché il posto almeno, allora cammini meno, vai dove vuoi, ti fermi dove vuoi, fatichi un po' di più, tipo domani arrivare sul col delle finestre è un po' più dura, ma per il resto va bene. Beh, sicuramente un gran avvenimento, un affare del genere non c'è mai stato, quindi per noi è una bella vetrina per farsi conoscere. Un avvenimento come questo quanto può far bene a questo territorio, a promuoverlo? Questa qua è una domanda un po' difficile, però pare che faccia bene. Ma quanto ha lavorato e sta lavorando la Proloco di Condove per il Tour dell'Avenir qui? Beh, in realtà siamo partiti qualche mese fa con il comune a lavorare. In realtà è partito il comitato di gemellaggio di San Michele Condove, che praticamente ha segnalato la possibilità di portare il Tour dell'Avenir a Condove. Quindi siamo stati un po', come dire, quelli che abbiamo attivato il passaggio, e poi Jacopo, il nostro sindaco, ha fatto tutto il gran lavoro che ha portato poi a questa iniziativa. Sicuramente è comunque un motivo grossissimo, enorme di orgoglio. Noi siamo parte di un territorio, il fatto che Condove si sia presa carico di questa cosa è stato anche di stimolo per noi. Ovviamente oggi era importantissimo esserci. La Pellegrina insieme al Tour è uno dei grandi eventi che la regione mette in campo quest'anno sul territorio qui della Valle di Susa. Do you come from? Australia. Oh, it's a long way to. Long way. But Avatar is racing, so we came to watch. And my parents live in Switzerland, so yeah. Do you appreciate road here in the Susa Valley? Oh, we will stay tonight. I've never been here before. It's the first time. It is first time. Yeah. Yeah.